Amici di Marcos Box, benvenuti in questo piccolo video nel quale vi farò vedere l'estensione Firefox Translation. Che cos'è Firefox Translation? È un'estensione nata dal progetto Bergamot. I più vecchietti di voi di certo si ricorderanno del progetto Bergamot, un progetto finanziato dall'Unione Europea volto a realizzare un traduttore automatico offline da integrare all'interno di Firefox. Perché tutto questo? Beh, perché sapete bene che i motori di traduzione, quelli di Google, quelli di Bing, quelli di Yandex, utilizzano appunto dei servizi esterni per poter effettuare la traduzione basati sui loro server, e quindi il contenuto della pagina viene trasmesso a questi servizi e poi viene effettuata la traduzione. Siccome in Firefox sono molto attenti alla privacy, anche nell'Unione Europea c'è questo rinnovato interesse per la privacy, bene, perché non fare un motore di traduzione che funziona localmente, quindi che non scambia dati con l'esterno, con servizi terzi? Bene, da qui nasce il progetto Bergamot. Il progetto è stato annunciato, se non ricordo male, nel 2019, e da allora sono fatti alcuni piccoli passi perché il progetto sta procedendo davvero lentamente. Però da qualche giorno è stata rilasciata una nuova versione, la versione 0.4, che ha introdotto diversi miglioramenti rispetto alla precedente release, e molti miglioramenti che riguardano principalmente il peso delle traduzioni offline che noi andiamo a scaricare. Beh, perché appunto per consentire una traduzione offline delle pagine è necessario scaricare dei modelli di traduzione. L'estensione praticamente che cosa fa Firefox Translation? Scaricherà i file del modello di traduzione ogni qualvolta noi andiamo a fare una nuova traduzione. Ad esempio, se noi andiamo a tradurre dallo spagnolo all'inglese, scaricherà i modelli di traduzione dallo spagnolo all'inglese. Se noi facciamo la cosa inversa, scaricherà i modelli di traduzione dall'inglese allo spagnolo. Quindi, per ogni modello di traduzione che noi andremo a utilizzare, verrà scaricato un file. Attualmente il file occupa circa 15 MB. Se vi sembrano tanti, sappiate che nella precedente release occupavano ben 100 MB ogni file di traduzione. Quindi l'hanno messo molto a dieta, diciamo così. Comunque, andiamo a vedere come funziona l'estensione, che per adesso ha alcuni paletti molto importanti. Il primo fra tutti è che necessita di Firefox Nightly per poter funzionare, quindi non è possibile installare questa estensione sulla versione stabile di Firefox. L'altro grande paletto, che è forse quello più importante a questo punto, riguarda il supporto alle lingue. Questa versione considera traduzione dallo spagnolo e dall'estone in e verso l'inglese, e nonché la traduzione dall'inglese al tedesco. Quindi non ci sono altre possibilità di traduzioni in questa prima versione, questa versione 0.4. Quindi per noi italiani facciamo ciò con la manina e aspettiamo tempi migliori. Speriamo che questa cosa, che questa Con questa possibilità di traduzione anche per la lingua italiana arrivi al più presto. Anche se, visto e considerato il tempo che ci hanno impiegato per fare queste prime versioni, penso che ci vorrà un casino di tempo affinché l'estensione arrivi in versione stabile e sia possibile averla anche per la lingua italiana. Comunque, andiamo a vedere come si installa questa estensione, perché bisogna fare alcuni piccoli step. L'estensione è attualmente ostata su GitHub e quindi di conseguenza dobbiamo andare a modificare nelle preferenze di Firefox Nightly e dobbiamo andargli a dare la possibilità di installare le versioni pre-release di questa estensione. Quindi leggiamo qui, lo sto facendo assieme a voi per la prima volta. Andiamo su About to Config, accettiamo, vediamo un po'. La prima cosa da fare è impostare su true questa voce. Andiamo qui e impostiamola su true, perfetto. Poi andiamo a fare la stessa cosa, anzi la cosa inversa per quest'altra estensione. Andiamo qui e impostiamo su falso. Bene, adesso è possibile installare cliccando l'estensione qui. Eccola qua. Abbiamo installato l'estensione. Andiamo a vedere un attimo all'interno delle estensioni. Ecco, qui appare Firefox Translation. Ok, l'estensione è installata.
Qui ci dice, per avere una demo di funzionamento, andiamo per esempio sulla pagina spagnola o estone di Firefox. Ecco qui, come potete vedere, quando noi andiamo a fare una... ci richiamo in una pagina che è che ha il supporto a questa estensione, ci viene mostrata questa barra sopra e ci dice questa pagina in spagnolo, vuoi tradurre questa pagina? E noi diciamo di sì. E adesso dovrebbe, ecco, avete visto, ha fatto il download del modello della lingua. Adesso sta traducendo e ha tradotto la pagina in inglese. Ok, quindi funziona. Vogliamo tradurla in altra lingua e non funziona, come potete vedere, perché il modello di traduzione è dallo spagnolo all'inglese, dall'inglese allo spagnolo, ma se vogliamo fare dall'inglese passando con lo step intermedio in un'altra lingua, non è possibile. Andiamo a vedere questa pagina e vediamo di tradurre ad esempio in tedesco e l'estensione già non funziona più. Perfetto. Perché non carica l'estensione? Vediamo un po'. Allora, press traslate in translation, però non appare. Non appare. Perfetto, già ho trovato il primo bug. La mia capacità di trovare bug è a livelli epici. Perfetto. Andiamo a chiudere. No, facciamo così. Andiamoci a copiare questa pagina. Chiudiamo. Andiamo a riaprire. Dove sta? Dove sta? Dove sta? L'ho messo qua dentro. Firefox. Non adesso. Ah, il copia e incolla. Vale, ritorniamo su Marcosbox, ritorniamo nella pagina, andiamo a vedere l'estensione, quindi ritorniamo nella pagina, vediamo un po' se adesso si è sbuggata. Ok, è rimasta buggata, quindi non mi dà la possibilità di tradurre più le pagine. Ah, vabbè, comunque avete avuto modo di vedere, seppur per breve tempo, come funziona l'estensione. E niente, quindi questa è Firefox Translation che è buggata e che è incompleta. Però è figa perché non vedo l'ora di poterla avere sulla mia installazione di Firefox. Perché io, sapete bene, io utilizzo Firefox a giorni alterni, non è il mio browser predefinito. E non lo utilizzo, anche uno dei motivi perché non lo utilizzo principalmente per Firefox è proprio la mancanza di un servizio di traduzione. Servizio di traduzione che fra l'altro io ho risolto con una estensione di terze parti che si appoggia a Google, però non è sempre funzionante al 100%, anche se con le ultime versioni delle estensioni che sto utilizzando adesso le cose sono migliorate, quindi la funzionalità è molto simile a quella integrata all'interno di Google Chrome o di Microsoft Edge e quant'altro. Speriamo, che dire, se solo se fioriranno, speriamo che l'estensione arrivi presto sui nostri schermi, che, ecco, nello spagnolo funziona. Quindi è proprio quella lingua che non resta nel modo tradurre. Non ho pensato a fare il click sulla lingua. Quindi funziona abbastanza bene, diciamo che questi piccoli bug iniziali sono bug normali. Ah, andiamo un po' che ci sono anche le opzioni di traduzione, ma non mi ci dà nessuna altra impostazione. Ok, quindi è soltanto questa, adesso l'estensione. Beh, niente, ripeto, se solo cose fioriranno, speriamo che l'estensione arrivi quanto prima, in forma stabile, speriamo di vederla entro la fine del 2021 e speriamo di vederla integrata in Firefox versione stabile. Con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo in un prossimo video, una prossima recensione, ci risentiamo sul podcast, ci risentiamo sulle pagine di Marcosbox, sul canale Telegram, insomma, sapete, mi trovate ovunque. Ciao ciao!